Ciao a tutti amici di Player Inside, continuiamo con Player Inside e oggi per la precisione continuiamo con il filone PlayStation 1 per uno dei giochi che abbiamo più apprezzato nella nostra adolescenza. Assolutamente sì, l'ho giocato tantissimo e stiamo parlando di Tekken 3. Il gioco che nella serie ha un po' rivoluzionato il picchiaduro 3D dell'epoca, lo avevamo tutti, lo abbiamo amato tutti, io avevo anche il 2 che mi piaceva tanto. Oh, non sono mai stato particolarmente bravo, io metto 130, 140. Allora, io vorrei prendere Jin Kazama perché era il mio fidanzato dell'epoca. Ah, però. Io a tutti dicevo che ero fidanzata con uno che si chiama Jin, però in realtà non era vero. Pensa quanto eri normale a lei, no? Anzi, la sfigata della vita. La sfigata della vita, molto bene. Tra l'altro, perché era bello Tekken? Anche per le scenazze che c'erano, che erano molto belle. Sì, c'erano le scene in CG che erano spettacolari. Appero. Ragazzi, non mi ricordavo tutta questa squadratura. Appero. Minchia, però. Beh, io le mosse le sapevo di Jin. Non è che io qua gioco a. Come si dice? A muzzo. Però io arrivo a farti questo. Sì, tu però hai il cittone della situazione. Ma stai zitta, che se ti prendo così sono forte. No! No, maledetto! Vabbè, anche K.O. No, dai, K.O. No, ma non puoi vincere sempre tu. Però sono rimasto un fenomeno. Guarda che la gente, caro il mio Gianluca. Qual è il Raiden? Gente di sicurezza. Tifa per me. Non lo sapevi? Cioè, però sono rimasto un elicottero con Eddie Gordo io. Cioè, giuro che non ci gioco da anni. Guarda, bella, non diseccare, ma è stata una bella partita. Non è stata bella, non mi è piaciuta. Partiamo a un altro che usavo sempre, che era Huarang. Vediamo di chi mi ricordo. Huarang, no, non mi ricordo quasi nulla. Di Lao, Forest Lao. Ecco, un altro cittone. Ma come altro cittone? Cittoni sono, ma io mi ricordo che comunque non ero malaccio a usare anche i cittoni, va bene, ma non ero malaccio. Ecco, allora io ero fidanzata con Huarang, la mia amica era fidanzata con Jin, la mia amica era fidanzata con Huarang. Ma li vedevate mai questi? Che vuol dire? Cioè, nella vita vera? Non esistono, però nella nostra mente sì, sapessi, comunque eravamo adolescenti. Ma cosa devo sentire io da marito? Ma di scusami, ma tanto ma meglio di quelli veri, no? Io invece mi trastullavo con Sabrina Ferini, Luisa Corna. Sì, avevi i poster quando siamo conosciuti. Sì, Jennifer Love. Ragazzi, quando siamo vecchi, Cristo. Luisa Corno ora c'ha 56 anni. Guarda che Sabrina Ferilli forse è morta. Guarda, nel senso di vecchia. Guarda che Jennifer Lopez ancora fa la sua bella figura. Sì, ma anche Sabrina Ferilli e Luisa Corno, suppongo, non si vedono più perché ora i capelli bianchi hanno preso il sopravvento. No, non diciamo baggianate. Ah, sì, no! Ho capito, ma devo vincere. Non devi vincere. Guarda come salto, bam. No! Ah, però, che bella questa mossa! Cercavo di riproporre nella vita reale questa mossa anche con i miei amici. Ora ti faccio. Poi mi buttavano a terra. Ah, ma sempre si cercava di riprodurre con gli amici. Stiamo dando calci come dei pensionati. Allora, senti, non mi ricordo niente di Huarang, è 3 ore che ci provo. Sì, ma non puoi prendere come scusa questa perché siamo pari. Di Jin mi ricordavo, di Huarang non mi ricordo. Ci sarebbe l'elenco mosse, ma ci rompiamo. Oh, hai vinto. Ah, io non ho vinto. Sì, hai vinto, avanti. Ci rompiamo le palle. Guardare l'elenco mosse. Vogliamo fare a memoria. A memoria. Quello che ci ricordiamo, perché sennò sono bravi. All'epoca io sapevo le mosse di tutti. Pure io. Ora. Di tutti. Ragazzi, parliamo di 20 anni fa. Questo punto interrogativo com'è forte? Io lo scelgo. Secondo me è forte. Non lo puoi scegliere. Molto bene, allora vado per Vincent Altoriu. Solitario nella notte. Oppure per Nina. Maschera. No, tigre. Tiger Man. Tigre. Tiger Man. A me. Tigre. Tiger Man. A me Shaoyu, ma è l'uomo tigre qua, che lotta contro il male. Lo vogliamo dire che è luna di notte e i vicini di casa. Ah, non abbiamo vicini di casa, molto. Ma perché siamo qua? Perché è lo stage migliore. No! È troppo brutta cinese. Ma questa è Armor King, praticamente. L'ha detto lui, io non sono razzista, anzi vive cinesi. Io all'epoca sapevo pure tutta all'epoca, pare che stiamo parlando di 100 anni fa. Vabbè, 98, ragazzi, 1998. Molti di voi non erano nati. Però anche è chiaro che io l'ho avuto nel 99. Fino al 99 però mi trastullavo con la De Massa. Quindi non con Luisa Corna. Anche Luisa Corna, però. Ragazzi, non mi ricordo più le mosse. In zone diverse della casa. Non voglio sapere dove ti trastullavi con Luisa Corna. Tra l'altro lo vogliamo dire, abbiamo appena visto Deadpool e quindi siamo galvanizzati dall'essere violentissimi. È vero, tanto ci è piaciuto tanto. Recensione di Deadpool, no? Deadpool, molto bello, devo dire. Uno dei migliori film Marvel. Come time up? Hai vinto, Xiaoyu wins. Perché quando lui si ammazza, a un certo punto c'è uno gli dice tempo scaduto, altri gioco. Perché uno gigante come King deve ammazzare una bambina come Xiaoyu? Chiama la bambina e però... Che poi nella storia aveva tipo 14 anni. Guarda, bam! Giusto? Aveva 16 anni, mi pare. Brutta stronza di 16 anni, vieni qua. Ho vinto! Vabbè, dai, ragazzi, era
Io direi di fare l'ultima, che dici? Che o vinco o pareggiamo. Allora prendo Nina Williams. E io mi prendo Yoshimitsu, che era uno di quelli che sapevo usare più a cazzo. Ok, quindi, come siamo di nuovo a casa di Jin? Come veramente? Ma forse perché lo stage abbiamo messo sempre lo stesso. E vabbè, dai, questa è la vita. Non mi ricordo, ecco, di Nina non so niente. Che problemi ti fai? Io non so un cazzo di Yoshimitsu. Ah, questa, me la sono ricordata. Ma faccio io la Ryugen qua, lo Shoryugen. Oh, Ryugen! Mi sono ricordato un paio di mosse. Che poi Yoshimitsu è tipo il guerriero leggendario, c'è anche in Soul Blade, Soul Calibur. Sì, esatto, cioè no, in Soul Blade non c'era, c'è il soldato Soul Calibur in poi l'hanno messo. Ah, vero, Soul Ragazzi, Blade. Io per quanto riguarda Soul Calibur sono esperta, nel senso Soul Calibur, non, sì. Non forte, esperta. E quindi vi porteremo anche Soul Calibur. Vogliamo dire che già così si moriva con quel corpo. Ovviamente, alla... ovviamente, ma è, diciamo combattere sui tacchi non deve essere comodo. È l'uomo Tiger. Proprio uno dice comodo. Secondo me mi sa che mi svolti la partita. E poi posso dire una cosa, è normale che io combatto con le manate e tu con la katana. Con la spada, però non lo è laser. La spada laser. E in Tekken 2 c'era pure la fidanzata di Yoshi, non era fidanzata, comunque Kunimitsu. Che la fidanzata. Che poi l'hanno messa in Tekken 2. Per esempio Cristy Montero, che cazzo era? La versione con le mine di Adicordo? Sì, ma era la sorella adottiva. No, era la nipote del maestro di ma Adicordo due botte. Ma sicuramente anche tre. Dai, ma no. ho vinto. No. Pareggio, attenzione. Dovevamo mettere il tempo infinito, che è sta cosa del tempo, è una cagata. Tra l'altro. Tutto una manata di forza urda. Non ti preoccupare, ti do un calcio, tipo stronzo. La cosa bella era infierire dopo la vittoria. Era la cosa più bella. Invece tu non lo fai tu. No, non infierisco. No, io mi preparo al contrattacco. Mica sono... E mi sa che stavolta... Oh, mi sa che me l'hai pareggiata, cara Midna. E finisce con un bel pareggio. Questa grande, ci sta, grande. Ci sta. Ragazzi, non mi sono trattenuto. Non sono granché nei picchiatori. Però devo dire che tu pure lesini un pochettino. Ah, però io davanti alle mine, ok, mi lascio andare. Ebbene, ragazzi, questo è sempre un tuffo al cuore ed è una delle nostre rubriche preferite. Preferite. Come potete notare, avendo una certa età, abbiamo cose che da insegnarvi. Abbiamo un sacco di giochi, non solo PlayStation, però abbiamo fatto tutto questo filone PlayStation. Sì, è il filotto, vero. Il filotto, abbiamo fatto quattro puntate di seguito. Però dobbiamo se vi piacciono. Vi piacciono, ma soprattutto vi giuriamo, vi garantiamo che faremo anche tantissime altre console, anche Virtual Boy, per dire. Esatto. Come cazzo si acquisisce? Non lo so. Non si acquisisce. Impossibile. Non lo registriamo, vi raccontiamo cosa vediamo in tempo reale. Non ha senso. Però sempre quelle 10.000 views le faremo. Alla prossima. Si fidano ciecamente. Giusto per vedere che siamo scemi. Alla prossima. Tu vuoi raccontato senza che si venda, non è male, secondo me.